ai vivi. Per questo io voterò contro l'emendamento. Sì, onorevole Erminio, onorevole Schirò, a titolo personale. Grazie Presidente, non sono decisioni facili ma complesse e voglio sottoscrivere l'emendamento e voterò a favore. E non credo che i problemi di un figlio, di cui sono consapevole, onorevole Ermini, siano risolti da un nome o dalla conoscenza del nome di una morta. Grazie. Grazie, onorevole Schirò. Onorevole Matteo Bragantini, a titolo personale. Titolo personale, prego. Solo per sottoscrivere l'emendamento in quanto condividiamo la ratio. Grazie. Grazie, onorevole Prataviera. Poi lì ho visto un'altra mano, ma non ho fatto in tempo. Ecco, ok. Prataviera. Grazie Presidente, anch'io per sottoscrivere l'emendamento. Grazie, onorevole Capelli. Ha parlato. Grazie Presidente, vorrei sottoscrivere anch'io l'emendamento. Grazie. Onorevole Gigli, lei ha parlato per terzo su questo emendamento, quindi non può riparlare. Onorevole Caon, prego. Se lo vuole sottoscrivere abbiamo registrato. Okay. Onorevole Caon. L'emendamento. Grazie. Ci sono altri che chiedono di intervenire? Aveva chiesto anche il relatore. Verini a titolo personale, poi il relatore per una precisazione. Sì, Presidente, io devo dire ho seguito l'iter del provvedimento e anche di questo emendamento con assoluta laicità, perché ero partito da posizioni, ho ascoltato opinioni diverse e sono arrivato anche a conclusioni diverse. Su questo punto specifico, che tocca corde personalissime, e tutte queste corde, tutte, nessuna esclusa, vanno rispettate, tengo a dire però che mi ritrovo, per equilibrio, per saggezza, per vicinanza comunque alla giurisprudenza, sul parere del relatore e sugli interventi che hanno fatto.